Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Le cose che dobbiamo imparare prima di poterle fare, impariamo facendole. Aristotele, filosofo greco, ci dà questo consiglio molto, molto pratico, diremo oggi pragmatico. Le cose che dobbiamo imparare prima di fare, prima di poterle fare, facciamole. Impariamo facendole. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Il nostro tempo di oggi ci insegna sempre di più che questa è la strada vincente. Anche se tante volte ci perdiamo in anni e anni di studio e poi non c'è il collegamento tra lo studio e la realtà pratica, così che poi quando arriviamo al momento pratico non sappiamo come si fa, e così con tutta la nostra teoria rimaniamo un po', come dire, ignoranti della realtà. Ma se impariamo come si imparava una volta, quando si andava come garzoni nella bottega del fabbro o nella bottega del maniscalco, nella bottega del falegname, e si imparava un mestiere, e si imparava facendolo. E questo ormai è un ricordo del passato, ma se vogliamo imparare, anche oggi dobbiamo fare le cose per cui vogliamo specializzarci. E come credenti, come cristiani, abbiamo bisogno di imparare ad avere una giusta opinione di noi stessi. Vi leggo un passo che trovo nella lettera ai Romani, che dice: affinché conosciate per esperienza quale sia la buona e accettevole volontà, la volontà perfetta di Dio. Conoscere per esperienza parla. Infatti è per la grazia che mi è stata data, ciascuno di voi deve avere di sé un concetto sobrio di se stesso. Non un concetto più alto o non più basso, ma secondo la misura della fede che Dio ti ha dato, che tu possa avere di te stesso un concetto sobrio, che tu possa fare l'esperienza della presenza di Dio, che tu possa conoscere Dio per esperienza, non solo perché hai letto la Bibbia, non solo perché hai ascoltato delle prediche, non solo perché hai pregato, ma perché tu possa vivere questa esperienza della presenza di Dio, questa esperienza della volontà di Dio nella tua vita, non in seconda persona, non per sentito a dire, ma per una realtà vissuta, perché Dio è con te e ci credi davvero. Perché Dio è il tuo sostegno e la tua forza e ci credi sul serio. E prendi sul serio la parola di Dio quando ti dice: io sono con te, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. Io sarò con te nel momento difficile e sono con te anche quando le cose vanno bene. Impariamo per esperienza. Viviamo l'esperienza della presenza di Dio, viviamo l'esperienza della grazia di Dio, viviamo ogni giorno l'esperienza della misericordia di Dio, che ci è anche Padre, che non è solo un Dio lontano, ma è un Dio vicino, anzi direi è un Dio che vuole vivere nella nostra vita, il Dio che vive nella vita degli uomini. Viviamo l'esperienza della presenza di Dio, della presenza dello Spirito Santo, della guida dello Spirito Santo. Non viviamo solo la teoria, non accontentiamoci della conoscenza delle cose. Impariamo sì, ma impariamo attraverso l'esperienza, viviamo la vita di coloro che conoscono Dio, così che non saremo solo dei teorici, ma saremo di coloro che vivono e mettono in pratica la volontà di Dio. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.